empowerment, quindi insomma parleremo del processo che consente di sprigionare il potenziale personale e professionale dei lavoratori. E lo faremo con Fabio Colombo, Head of HR and Business Partner Italy, RWE Renewables. E poi Roberta Letorio, Chief Human Capital Officer and Mobility Manager di Cefriel. E infine Ugo Marrone, responsabile Hub Human Resources Cross Hub. Grazie, benvenuti. Prego, accomodatevi pure. Sì. Un attimo che stiamo recuperando, adesso arriva subito. Eccoci. Eccoci, arrivano sedia e microfono, così siamo pronti per ripartire e parlare appunto di people empowerment, appunto di saper e poter sprigionare il potenziale del lavoratore, diciamo il potenziale sia professionale che personale di ogni lavoratore. E ecco, innanzitutto vorrei chiedere una domanda insomma rivolta a tutti e tre: quanti e quali cambiamenti state osservando appunto nel contesto lavorativo e in particolar modo nel vostro settore, prima poi di addentrarci nello specifico sul people empowerment? Roberta, prego, inizio da lei. Sì, anzitutto grazie e buona giornata a tutti. Certamente il contesto che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo ha fatto un po' da catalizzatore, per cui le persone hanno vissuto un'esperienza che di fatto ha accelerato una presa di consapevolezza sul quanto sia scarso il fattore tempo. E quindi la volontà di cercare non per forza un impiego, un'esperienza di impiego, ma un'esperienza più di vita. Noi ci occupiamo di innovazione digitale e inseriamo principalmente giovani. Loro hanno anzitutto una forte attenzione ai temi sociali e appunto, come già dicevano le colleghe all'inizio di questa mattinata, la volontà di contribuire, quindi la volontà di cercare una progettualità. Fabio, stessa domanda anche per lei. Ma sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Io vengo da una realtà un po' diversa, forse purtroppo stamattina non ho seguito la prima parte del dibattito, però giusto per raccontarvi, mi occupo di, la mia azienda si occupa di energia, quindi di energie rinnovabili, e abbiamo una situazione particolare, nel senso che all'interno dell'azienda abbiamo due realtà abbastanza distinte. Una realtà, diciamo la parte ingegneristica di sviluppo, e l'altra realtà invece che è quella che si occupa dell'operatività quotidiana degli impianti che noi abbiamo in esercizio in questo momento. Quindi in questo caso probabilmente quello che abbiamo osservato è una differenza abbastanza importante rispetto a quelle che possono essere, diciamo, le percezioni delle due, diciamo, tipologie di collaboratori. I primi, ovviamente, un po' riprendendo quello che diceva la collega, ovviamente questi due anni hanno contribuito tantissimo a cambiare quella che è la percezione. Ma non solo, nel senso, nel nostro caso, venendo comunque da una realtà tradizionale che si è sempre occupata di energie, diciamo, passatemi il termine tra virgolette, sporche, quindi energie tradizionali, e invece noi, facendo parte all'interno del gruppo di quelle che sono le energie pulite, le energie del futuro, ovviamente abbiamo avuto un interesse soprattutto per quanto riguarda tutta una serie di nuove generazioni a lavorare in questo ambito, perché vedevano anche il valore sociale di quello che andavano a fare, magari rispetto a chi brucia carbone, chi invece produce energia dal sole o dal vento ha una visione diversa, quindi questo sicuramente è stato importante. Di contro, quello che invece riscontro e abbiamo riscontrato all'interno, diciamo, della popolazione più operativa, non è cambiato tantissimo, nel senso che in molti casi il loro obiettivo è quello di trovare un'occupazione che li soddisfi, che gli dia una gratificazione dal punto di vista economico e che possibilmente sia anche localizzata vicino a casa. Queste sono un po' le cose che cercano, diciamo,
questa parte della popolazione che magari è anche, diciamo, meno skillata dal punto di vista, diciamo, della formazione sia universitaria che tecnica e quant'altro, e quindi ha una visione, diciamo, un po' più tradizionale di quello che era il mondo del lavoro. Quindi abbiamo queste due grosse differenze, diciamo. Ugo, la sua esperienza? Beh, la mia esperienza è quella lì, diciamo, di chi si occupa di consulenza con l'organizzazione che rappresento, che è quella di CrossHub, e che quindi ha contatto con varie aziende. E sinceramente, diciamo, i cambiamenti in atto, fermo restando che il cambiamento fa parte del mondo sociale, del mondo del lavoro, in via ordinaria, però insomma il cambiamento che si è avuto con questa accelerazione negli ultimi 2 anni è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Questa grossa esperienza, questa grossa esigenza, come diceva anche Roberta, ai temi del sociale, ma anche ai temi proprio del personale, legati ad un'affermazione della propria personalità, ad una ricerca, ad una realizzazione di se stessi, che non sia più un buttarsi a tuffo in questa piscina del mondo del lavoro a qualunque costo, come è successo a me, per esempio, quando ho cominciato a lavorare, o alla mia generazione in generale. Ora le cose sono molto molto differenti. E noto che ci sta anche da parte della popolazione più matura una esigenza di avvicinamento a questi temi, che poi, diciamo, alla punta dell'iceberg in questa esigenza di smart working, con questa esigenza anche di non perdere tempo in macchina, no? Accennava anche prima Fabio a questa esigenza di trovare il lavoro vicino casa, mentre prima il lavoro, diciamo, anche non vicino casa, comunque era lavoro, adesso è lavoro, però quello vicino casa è sicuramente meglio, e deve essere molto valutato. E poi direi una cosa ancora più importante che ho notato è che anche nella popolazione ancora più matura, cioè quella lì vicina alla pensione, cercare delle soluzioni che non siano quella di stilabrare a tutti i costi gli ultimi anni di servizio per raggiungere questo traguardo al quale poi si arriva semimorti, diciamo, è sicuramente viva. Vorrei dire però anche di più, cioè tutto quanto questo qui riguarda la parte del personale, ma riguarda anche la parte delle organizzazioni, cioè le organizzazioni. I datori di lavoro stanno cambiando molto anche nella sensibilità verso questi temi. Ovviamente poi dipende da quanto si voglia essere competitivi, da che esigenza si abbia anche di attrarre personale, però sicuramente se si è in settori tecnologici, anche in settori, per esempio noi siamo in contatto con aziende che si occupano di ingegneria civile, che in questo momento è un campo dove prima c'erano valanghe di curriculum e adesso i curriculum si trovano col contagocce. Lì se si vuole essere competitivi, a parte la sensibilità personale dell'imprenditore verso alcuni temi sì, alcuni temi no, ovviamente c'è una questione di mercato alla quale venire incontro. E quindi diciamo che il cambiamento è sia da parte del personale sia da parte delle organizzazioni, con molta sensibilità e molte... è molto acumen, che si sta appunto affilando bene sotto questi punti di vista, insomma. Prima, poi oltretutto, in tutto questo abbiamo una ripresa del mercato del lavoro, perlomeno nei numeri, che ci dà conforto e che ovviamente spingerà ancora di più questi temi. Ecco, a me è piaciuto molto del suo intervento la metafora, quella della piscina, del non buttarsi, insomma, in un qualsiasi posto di lavoro purché ci garantisca uno stipendio, ma invece verificare se il lavoro, l'attività che andremo a svolgere, combacia con i nostri valori, con quello che siamo come persone. E io vi vorrei leggere a questo proposito, c'è un contributo che arriva dai social, dal nostro canale YouTube, da un nostro telespettatore, Vito, il quale però sottolinea che certo i nostri padri non si facevano certe domande perché avevano fame, ed è grazie al loro duro lavoro che adesso c'è molto benessere e le persone possono scegliere se rimanere in un posto oppure rassegnare le dimissioni. Insomma, molto realpolitik questo commento di Vito, però insomma è giusto anche dare spazio poi alle opinioni che arrivano dai nostri telespettatori. Una domanda che rivolgo a tutti voi, visto che parliamo appunto di empowerment people: come si fa
a valorizzare le competenze interne del gruppo di lavoro che è già presente all'interno dell'azienda. Roberta. Sì, l'empowerment è una metodologia importante, interessante. Si torna al grande tema del talento. Per anni ci siamo interrogati se il talento fosse una qualcosa di pochi. Ormai siamo abbastanza tutti consapevoli che il talento è la qualità di ciascuno di noi e quindi l'importanza appunto di voler dare il proprio contributo significa saper cogliere quella che è la caratteristica, la competenza, la capacità, metterla in un team che, come dicevano anche i colleghi prima, è sempre più multidisciplinare per garantire a ciascuno, anche in ottica di diversity e inclusion, la possibilità di fare, creare valore. Ecco, Fabio? Sì, sicuramente è una delle, diciamo, delle caratteristiche che vengono richieste sia da persone che sono da poco in azienda, sia da chi vuole entrare in azienda, sia da chi è presente in azienda. Quindi il fatto di poter essere abbastanza autonomi nel poter gestire quella propria parte di attività è sicuramente una delle cose che viene richiesta, cioè il fatto di non avere un manager, un responsabile oppressivo che ti dice no, fai questo cosa in questo modo, ma ti dà la libertà di gestire magari in modo più autonomo, coinvolgendoti, facendoti capire che tu sei parte comunque di quel processo, è una delle cose che viene sicuramente valutata positivamente. Quindi il fatto, proprio per questo sicuramente il fatto di cercare di, termine bruttissimo, empowerare, quindi dare la possibilità ad ognuno di esprimersi è fondamentale dal mio punto di vista. Molte volte quello che succede quando perdiamo talenti, quando perdiamo risorse, è proprio perché si sentono schiacciate all'interno di un'organizzazione nella quale, vuoi per un cambiamento avvenuto, vuoi perché ci sono delle situazioni interne, non si sentono più in grado di poter dare quel quid che può far vedere all'azienda qual è il proprio valore. Quindi sicuramente sull'empowerment penso che sia una degli aspetti principali, e qui secondo me è abbastanza cross, non è legato a un fattore anagrafico, ma è, diciamo, presente un po' in tutta la forza lavoro che abbiamo. Ma anche nel, dicevo prima, noi ad esempio abbiamo queste due grosse differenze tra le due realtà presenti all'interno della nostra azienda, ma anche nelle attività, diciamo, più basiche è riconosciuto come un valore aggiunto, cioè il fatto che io sono un tecnico, magari ti do la soluzione o ti risolvo il problema e non ho necessità magari che intervenga l'ingegnere, che mi dà, è uno stimolo e mi fa anche crescere fa crescere anche la mia consapevolezza, ripeto, che ho dato qualcosa all'azienda e che quindi posso essere riconosciuto per quello. Quindi insomma parole, ecco, come fiducia, come libertà, come diminuzione del senso del controllo sono importanti per sprigionare poi il potenziale del lavoratore. E non è facile, ripeto, alle volte non è facile. Sono certi manager magari con questo micromanagement molto spinto che delle volte creano delle situazioni un po' di conflitto con quei propri riporti, e questo è forse dove dobbiamo intervenire noi, cercando di far capire che ognuno deve avere i suoi spazi all'interno di quelli che sono i propri ruoli, però cercando di valorizzare le competenze e le capacità di ognuno. Certo, svincolare poi i vertici da vecchie logiche aziendali, questa è una delle sfide sicuramente più difficili che gli HR manager devono affrontare. Comunque invece volevo parlare di mentoring e di temporary management, perché appunto ci sono queste figure, magari degli ex manager di alto profilo, che intervengono all'interno delle aziende per facilitare ad esempio dei passaggi che possono essere positivi o negativi, dal passaggio generazionale oppure alla riduzione del business. Come si utilizza la figura del temporary manager e che diffusione ha ormai? Ok, allora come si utilizza, diciamo, è una figura sulla quale io e tutta quanta la mia organizzazione conta molto, nel senso che praticamente è una figura che in Italia sta, non dico muovendo i primi passi perché siamo un po' avanti dal muovere i primi passi, però sicuramente rispetto all'estero è meno utilizzata, e questo, diciamo, un po' mi dispiace per
soprattutto perché l'apporto di un temporary manager nell'ambito organizzativo può portare molta ricchezza dal punto di vista dell'esperienza ed anche, diciamo, delle competenze da poter mettere in campo. Vorrei fare anche un esempio, però continuo un attimo su questo discorso generale, e oltretutto ha dei costi prestabiliti, ha degli obiettivi misurabili, ha dei tempi determinati, quindi il temporary manager che arriva in azienda non lo fa, insomma, in una maniera poco preparata, disorganizzata, diciamo poco misurabile, lo fa proprio con dei costi, con dei tempi, con degli obiettivi specifici. Ovviamente insieme al temporary manager ci sta anche la possibilità di utilizzare il cosiddetto fractional manager, cioè colui che ancora in maniera più flessibile interviene all'interno delle organizzazioni e quindi porta la sua esperienza. Io vorrei integrare quello che stiamo dicendo a proposito di queste due figure con quello che facciamo per esempio in Cross Hub, no? Sul discorso di prima dell'empowerment. Una delle cose, una leva fondamentale sulla quale noi agiamo è quella lì di aumentare l'empowerment delle risorse volendo premiare proprio la performance. Perché noi ci siamo riportati un poco sul tema della performance quando parliamo di empowerment? Perché la performance dà la possibilità alle risorse, in primis, di conoscere quali sono gli obiettivi su cui si è misurati. Ok, spesso e volentieri sono gli obiettivi aziendali, che quindi ovviamente tornano proprio utili al business, alla crescita del business. E quindi dare una direzione precisa. Quindi quando uno individua un incentivo, non solo individua la misura di quello che si può ottenere, ma anche la direzione verso la quale bisogna dirigere le proprie forze. Quindi non solo è un incentivo, ma è anche un metodo di comunicazione facile alle proprie risorse, con delle leve molto lunghe, importanti, quindi delle leve forti che possano mirare le attività. E dall'altra parte poi utilizzare quelli lì che sono gli strumenti anche del welfare aziendale, quindi anche agevolazioni dal punto di vista fiscale per poter amplificare ancora il valore di quello che si concede. Ecco, noi per esempio portiamo all'interno delle nostre aziende, delle nostre aziende clienti ovviamente, queste competenze e implementiamo in maniera veloce, tangibile, predeterminata, con tempi stretti e comunque misurabili, delle leve che poi dal punto di vista gestionale si rilevano di successo. Ecco, Fabio e Roberta, voi utilizzate il temporary manager nelle vostre aziende? Soprattutto, ecco, che contributo può dare una figura che dall'esterno arriva in una realtà comunque sconosciuta, magari con una forma mentis completamente diversa? Forse questo è il valore aggiunto, cioè vedere la prospettiva dell'azienda dall'esterno, non essere già completamente immerso nella realtà e quindi focalizzarsi su punti in cui il board invece magari non aveva neanche considerato. Prego. Sì, è proprio questo. Noi non abbiamo ancora usato questa modalità, però mi sembra interessante sia per avvicinare, diciamo, il contesto italiano a un contesto più internazionale. Se ne parlava anche prima di come sia più rapido il cambiamento di contesto organizzativo in altri paesi rispetto al nostro contesto. E come dicevi giustamente, certamente porta uno sguardo diverso, porta uno sguardo esterno. Alle volte come organizzazione rischiamo un po' di costruire dei processi sul quieto vivere, mentre invece l'occhio esterno può darci l'occasione di ripensarli anche completamente. Fabio. Io porto un'esperienza diretta, nel senso che noi come azienda, essendo un'azienda comunque di casa madre tedesca, lo strumento del temporary management è uno strumento che utilizziamo e soprattutto lo utilizza casa madre. Io direttamente fino a qualche settimana fa avevo un temporary manager sopra di me che gestiva tutto il gruppo dal punto di vista HR. È stata una scelta fatta dall'azienda nonostante avesse comunque delle opportunità di inserire o qualcuno da fuori o comunque qualcuno dall'interno, ha preferito per questo periodo, diciamo, di transizione inserire comunque una figura nuova che veniva proprio utilizzando questa formula del temporary management,
un po' per portare sicuramente del valore dal punto di vista esperienziale, perché è una persona che comunque fa quello, ha scelto nella vita di fare il temporary manager, non gli interessa essere inserito nell'azienda, tant'è che l'azienda gli ha chiesto se lui volesse continuare e lui ha detto no, io in questo momento ho fatto una scelta, preferisco comunque lavorare in questo modo perché lo trovo più gratificante dal mio punto di vista, perché diciamo possono... arrivo, risolvo i problemi e poi vado a risolvere problemi da un'altra parte. E questo quindi è un po' quello che l'esperienza che abbiamo provato. Devo dire, l'avevo già provata in passato, non direttamente, quindi avendo un responsabile, ma avendo inserito figure all'interno dell'azienda. E esperienza sicuramente positiva, ripeto. Secondo me è un po' diverso rispetto a quello che è l'esperienza del consulente che viene, ti fa un progetto e poi ti lascia. Il temporary manager invece ti aiuta veramente, secondo me, a costruire un qualche cosa che poi lascia all'interno dell'azienda e con la possibilità poi effettivamente anche di prendere qualche cosa in più rispetto a quello che è magari la semplice attività consulenziale, dove purtroppo, mi dispiace per chi fa consulenza, ma delle volte magari ti lascia veramente dei bei documenti che però poi diventano, non dico carta straccia, però non applicata, perché le aziende magari o non hanno la voglia o non hanno il tempo, invece in questo caso la possibilità di crescere da parte della struttura l'abbiamo vista. Ecco, sicuramente il fattore tempo, come dice la stessa parola, è decisivo, cioè aiutare appunto l'azienda a risolvere una questione oppure a implementare un nuovo processo nel più breve tempo possibile. Quindi insomma una figura a cui non ci si deve affezionare, perché sta nell'azienda il periodo necessario per appunto la sua finalità e poi deve uscire. E forse questa è una modalità che vedremo sempre più spesso, insomma, di consulenti di lavoratori che entrano ed escono all'interno poi proprio del gruppo di lavoro. Prego, Ugo. Assolutamente sì, io spero che sia così e diciamo ci sono degli ottimi segnali, però io proprio fa parte della mia volontà, per esempio, e della nostra volontà come società di consulenza, quella lì di entrare, fare degli interventi che siano precisi, siano misurabili, abbiano dei costi specifici, entrare, come diceva Fabio, nell'organizzazione, quindi non fare qualche cosa che poi resti un po' nell'aria, però sia anche intangibile, proprio agire anche nell'organizzazione, ovviamente. Senza dirlo, insomma, ovviamente in accordo con quelle lì che sono le esigenze dell'organizzazione e del business, ovviamente, prendendo un mandato specifico, concordando quelli lì che sono anche gli aspetti di dettaglio, realizzarli e tenerli lì come un asset che poi ha la possibilità di crescere all'interno dell'azienda. Quindi questo qui credo che sia un valore molto importante, perché permette questo plug-in, scusatemi l'utilizzo dell'inglese, però insomma, mettere la spina, svolgere il proprio compito, andar via avendo anche agito in maniera plastica sulla definizione di una nuova organizzazione, oppure di una modifica organizzativa, oppure della strutturazione di processi, che poi può essere preso come testimone. Poi oltretutto, che cosa succede? Che spesso e volentieri va accordato benissimo con un mentoring, per esempio entrare, strutturare, trainare una risorsa che magari poi prenda il testimone, e che c'è un bellissimo film di un film del quale purtroppo non ricordo il nome, però praticamente c'è questo allenatore di golf che fa il trainer del suo pupillo, e poi quando si accorge leggenda di Bugger Vance, esatto. Quindi quando si accorge che il suo pupillo può prendere, tra l'altro, con Will Smith, protagonista recentemente, ecco, di vicende meno edificanti, però in quel film bellissimo, tra l'altro, bellissimo, sì, faceva proprio, e scompariva nel momento opportuno, quando gli ha lasciato poi la lezione, insomma, definitiva a Matt Damon, di valorizzare proprio la propria interiorità, le proprie capacità. Una volta chiuso il suo compito, proprio sparisce. Questa è un'immagine molto bella, sicuramente. Esatto, un'altra metafora.
Un'altra metafora. Bene, io ringrazio tantissimo i miei ospiti, Fabio Colombo, Roberta Letorio e Ugo Marrone, per essere stati protagonisti di questa tavola rotonda, per averci aiutato a capire, insomma, sempre di più le nuove dinamiche del mondo del lavoro del futuro. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi. Un applauso anche alla nostra moderatrice, che da stamattina sta lavorando in una maniera perfetta per tutti. Grazie mille. Grazie. È un piacere, è un piacere.